Allora, cominciamo questo incontro, questa giornata così particolare. La sala è piena, sei felice, sei contento? Giuliano, sei felice? Hai visto la sala piena? Sì. Ben trovati, ringrazio l'onorevole Gianni Cuperlo per la presenza, Giuliano Ferilli per l'invito. Oggi è una giornata insomma, che ci fa ricordare eventi importanti, la nascita del Partito Comunista Italiano, la morte di Lenin, insomma questo 21 gennaio è ricco di significati e forse non a caso. Questa chiacchierata oggi su una persona che in qualche modo ha segnato la storia di tutti. Ieri sono stata a vedere la mostra, che vi consiglio insomma di vedere se qualcuno non l'ha ancora fatto, a Roma al Maxi su Berlinguer, e mi ha colpito tantissimo la frase di Pertini sull'unità, che dice: lo porto con un figlio. Berlinguer era già morto e lui dice: lo porto come un figlio. Perché probabilmente da una donna giovane che nell'84 aveva 8 anni, però è vissuta con i suoi racconti, tra l'altro in una famiglia dove ho un padre comunista e una madre democristiana, quindi il piccolo compromesso ce l'ho avuto proprio dentro l'ambito familiare. E non solo dai racconti, insomma, anche così in ambito familiare, ma nel lavoro che poi ho fatto e attraverso le persone che soprattutto in questi ultimi 13 anni, e per questo mi sento molto fortunata, ho frequentato. Questo è un libro che è un piccolo tesoro. Ho detto l'altro giorno a Giuliano: mi hai fatto fare un tuffo nel futuro. Non nel passato, perché è un libro documentato, è un libro che parla di come si può amministrare bene un territorio, è un libro che parla di come la politica sia stata, soprattutto in determinati anni, capace di essere una politica trainante. Lasciamo stare maggioranza, opposizione, chi era al governo o non al governo. Questa sinistra qui, che si racconta in questo libro in alcuni scorci, è una sinistra che trasversalmente in qualche modo è arrivata a tutti. Mi è capitato di vedere Alzager, non l'avevo visto, mi mancava. Prima di Natale, il documentario di Nanni Moretti, La Cosa, è straordinario. Io sono uscita da lì con gli occhi lucidi, perché è lampante storia, non è una narrazione. In quel documentario si vede un'Italia intera, da nord a sud, la mia Sicilia, la Campania, Padova, Trieste, Milano, Genova, tutti i circoli in movimento, in fermento, e parlavano di questo famoso cambio e questa idea insomma lanciata da Occhetto, questo senso di cambiamento di quello che erano e dove dovevano arrivare. Tutta un'Italia fatta di circoli, di gente, di mamme, di donne che parlavano. Stamattina mi sono fatto una chiacchierata con Romana Bianchi, che ti saluta, ex deputata, e mi ha detto: lo sai cosa mi manca di quegli anni? Perché ho detto: guarda, Giuliano ha fatto un'operazione straordinaria, io la chiamo un tuffo nel futuro, perché non è un'operazione nostalgia, però voglio sapere una cosa, a te di quegli anni cosa manca? E mi ha detto una cosa bellissima, mi ha detto: la parola comunità è ormai abusata, maltrattata, e viene utilizzata anche dai politici, insomma, anche in contesti non opportuni. Mi manca quel senso che segretari come Cuperlo, come Fulena, mi manca quel senso di queste persone che hanno creato relazioni. Si condivideva in queste sedi dove discutevamo non solo
di politica, ma si discuteva, si condividevamo letture, ci scambiavamo romanzi, saggi, era proprio un modo di vivere, era uno stile di vita che oggi mi manca terribilmente. Ha detto, sono una donna vecchia, gli ho detto, non so, sei bella ma attualissima. E mi diceva, però mi sento sola in questa sensazione, nel senso compagni e compagni, questo bellissimo, affettuoso modo di definirsi, che ha una storia, però è anche bello oggi in qualche modo riproporlo. Dice, a volte quando ci parliamo, ricordiamo questa cosa qua, ci sentiamo tipo cellule messe ognuno nel proprio territorio. E quando sento queste cose, quando le leggo e quando mi si trasferiscono, mi rendo conto di essere stata anche fortunata, perché negli ultimi 13 anni della mia vita in qualche modo ho lavorato a contatto della pubblica amministrazione, a contatto della politica, e ho visto diversi sindaci, perché Fiano Romano, come sapete, è stata ed è tuttora sede della conferenza dei sindaci, quindi più di 17 comuni compreso Fiano, e ho visto diversi modelli di amministrare, ho visto modelli diversi di approccio politico e anche amministrativo. Ho visto sindaci che avevano la capacità di arrivare a tutti, nonostante la posizione, la scelta politica. Sindaci che per arrivare a tutti hanno tenuto saldamente compatta la propria squadra. Si discuteva all'interno, ci si ammazzava nelle discussioni, c'erano posizioni contrastanti, però poi fuori si arrivava compatti. Questo era un modello che funzionava e che poteva avere anche un pericolo, perché forse arrivare troppo compatti potrebbe anche creare qualche mina vagante che poi non puoi gestire, quindi degli spazi anche di libertà devi comunque in qualche modo concepirli e farli circolare. Dall'altra parte c'erano modelli della libertà assoluta, però in quel caso nella libertà assoluta c'è la disgregazione e quindi c'è un modello che non arriva ai cittadini, cioè un capo che in qualche modo non riesce ad essere una guida politica. Ci sono diversi modelli per amministrare e governare, però ci deve essere una cosa, secondo me, ed è quello che in questi anni e che ho trovato qui dentro, in questo libro. Ci devono essere dei grandi valori. Cooperlo, Gianni, qualche anno fa, quando venne a Fiano, in un intervento, disse una cosa bellissima. Puoi perdere la battaglia sui tuoi valori, la puoi perdere, però poi ti rialzi, recuperi, ricominci, ma se perdi i tuoi valori, perdi te stesso. Questa è la cosa che ho imparato in questi anni e questa è la cosa che spero si potrà, insomma, di cui potremo parlare. Cominciamo? Allora, dimmi una cosa, la prima cosa, perché è la curiosità che in qualche modo mi... Innanzitutto, come ti è venuta l'idea di scrivere un libro così, parlando tra l'altro di Berlinguer in maniera diversa rispetto a tanti altri prodotti editoriali che ci sono oggi? Come è nata l'idea, come l'hai sviluppata e in qualche modo accenna già di questo Berlinguer così umano che è venuto qua a Fiano e come è nata questa amicizia? Del segreto ne parleremo dopo. Se non mi dai il microfono. Allora, diciamo che io non avevo assolutamente pensato di scrivere queste cose su Berlinguer, se non che è successo che la Rai ha incaricato un giovane regista bolognese, Andrea Segre, di fare uno sceneggiato su Berlinguer. E l'attore principale è Elio Germano. Questo regista ha trovato un'infinità di notizie su Berlinguer, perché i discorsi, ci sono i libri, le interviste, eccetera. Gli mancava però l'aspetto umano
la persona oltre che il dirigente, il leader politico, perché quello è più facile da raccontare. Infatti quello lo lascio al cube proprio. Io racconterò solo alcuni episodi che sono successi nella vita politica. Allora, questo regista è andato da Gotor, che poi è l'assessore alla cultura del Comune di Roma, che ha fatto tanti libri e che ha fatto la prefazione a questo libro, dicendo: guarda, mi dovresti aiutare perché io sto scrivendo la sceneggiatura, sto finendo e ho problemi a immedesimarmi sulla persona, anche perché l'attore lo fa su suggerimento del regista, eccetera. E tu conosci qualcuno, dice: guarda, allora andiamo a Fiano, perché c'è un compagno che ci aveva rapporti con Berlinguer, ci parliamo e vediamo quello che viene fuori. Ci incontriamo al ristorante qui a Fiano 7-8 mesi fa e io gli raccontai una serie di episodi che sono riportati poi nel libro e che danno più la sensazione della persona, del soggetto, dell'umanità, eccetera. E allora questi hanno insistito perché io le mettessi per iscritto queste cose, perché dice: se no una volta che non ci sei più tu, chi le sa queste notizie, ne sa nessuno. E quindi ho messo in piedi questo modesto libretto, diciamo, no? Su alcuni fatti che sono accaduti con Berlinguer e poi dopo ci sono una serie di passaggi, nel senso che io ho conosciuto Berlinguer a una riunione del comitato regionale del Lazio quando lui nel 70 divenne segretario regionale. Volle conoscere i compagni che facevano parte delle strutture organizzative del Lazio. Allora il partito era diviso, c'era il comitato federale che era, rappresentava tutto il Lazio, poi c'erano due segreterie, una della provincia e una della città, e io facevo parte di quella della provincia naturalmente. E allora lui fece una riunione per conoscere i compagni che dirigevano il partito nel Lazio e poi alla fine la riunione lui fece una proposta che era quella di aumentare il costo delle tessere, a che io intervenni dicendo: guarda, io non lo so Roma come se la passa, però il partito in provincia, in un paese dei contadini, eccetera, è un po' difficile aumentare il costo della tessera, perché dovete pensare che io avevo due contadini, questo lo dissi nella riunione, che facevano il cappone, che vendevano poi per Natale per pagare la tessera, quindi non era del tutto semplicissimo. E dico: ma scusate, ma con tutti gli intellettuali che abbiamo come sinistra, i registi, il cinema, i cantanti, i pittori, ma facciamo prima un passaggio tra queste persone e poi vedremo, perché i soldi servivano per le attrezzature che avevano fatto la federazione a via dei Frentani, che ancora c'era, è stata venduta al sindacato, quella era del partito. Allora accettano questa proposta e però mi danno a me l'incarico di fare sto lavoro. Ma io lavoro, come faccio a fare questo lavoro? Dice: guarda, tu due volte la settimana vieni qui a via dei Frentani, ti diamo l'ufficio, ti diamo gli elenchi, perché Amicata, che dirigeva la Commissione Cultura, c'aveva tutti gli elenchi del cinema, della musica, eccetera.
Teniamo una macchina a Baccardino, che era un compagno che avevano licenziato per motivi politici dalla fabbrica, e lui aveva una macchina che per la federazione andava in giro, portava i manifesti, le tessere, eccetera. E lui poi andrà a raccogliere i fondi e i quadri eventualmente. E allora non potevo dire no, perché la proposta l'avevo fatta io. E allora per 4-5 mesi ho fatto questo lavoro, che ebbe un successo enorme, sia sotto l'aspetto finanziario sia con i quadri, perché ripetiai più di 100 quadri, dei pittori famosi anche dei pittori meno famosi, però il partito poi ci ha fatto 3 o 4 mostre vendendoli, e nel tempo ha rimediato parecchi soldi. E quindi questo è stato il primo approccio che ci ho avuto con lui. Dopodiché abbiamo inaugurato la Casa del Popolo a Fiano nel 70, e io chiesi a lui se gli faceva piacere inaugurare, e lui venne a Fiano e ci fu una bella manifestazione. La manifestazione con una carovana di macchine con le bandiere rosse che era andata sull'autostrada a aspettarlo, e poi dopo sulla piazza c'era la banda musicale, eccetera. Quindi, e poi successe una cosa furiosa, mi dispiace per Fatima, perché il padre di Fatima era il comandante della stazione dei carabinieri di Fiano. Quando ha visto tutta sta gente sulla piazza, lui si è presentato a Berlinguer e ha detto: onorevole, il corteo è vietato. E allora Berlinguer rispose: ma noi non facciamo il corteo, noi festeggiamo andando alla Casa del Popolo. E fece l'inaugurazione alla Casa del Popolo. Poi dopo ci sono state una serie di altre cose. Se poi vado avanti, allora andando avanti, insomma, tra i vari eventi che racconti, ci sono quelli un po' più divertenti e ne racconteremo altri, e, però ti voglio chiedere una cosa, anche da, insomma, da una persona che ha fatto un po' questo lavoro negli ultimi anni. Lui era un uomo molto rigoroso, prima di affrontare la gente, le persone, di entrare in un posto dove lo attendevano per discutere della qualsiasi cosa, amava arrivare preparato e quindi chiedeva ai suoi collaboratori di comunque preparare, insomma, una sorta di resoconto di quello che era la situazione attuale, i problemi. E, c'è un fatto che tu racconti e che a me è piaciuto tantissimo, a parte il discorso di Berlinguer, quando si è presentato agli imprenditori di Firenze in Toscana, però chiese a te, a Ciofi, a Paolo Ciofi, che tu tra l'altro definisci uno dei migliori assessori al bilancio che Roma abbia mai avuto, e chiede a entrambi di andare a fare la preparazione, insomma, di questi documenti, in modo che lui poi potesse affrontare gli imprenditori in maniera preparata. È un racconto che fai che non solo dà il senso del tipo di legame che lui riusciva a instaurare con i suoi collaboratori, però è anche bello, perché è anche importante, e oggi ha secondo me un'importanza, a parte che è attualissimo, però fa capire la potenza di quest'uomo. Cioè arriva nella sede dove ha degli imprenditori che solitamente non è il suo popolo, gli imprenditori non sono il suo popolo, lui difende gli operai, riesce a star lì e a parlare, a difendere gli operai, ma a parlare anche agli imprenditori.
facendo anche capire che le decisioni che stavano per prendere erano contro gli interessi stessi degli imprenditori, avrebbero soffocato la classe operaia, quindi le famiglie, avrebbero soffocato la domanda e quindi avrebbero soffocato gli imprenditori stessi. Insomma, è uno degli eventi centrali del libro, mi piace per come l'hai affrontato, il taglio che hai dato, e mi piacerebbe che tu però raccontassi la sera prima di questo incontro. Sì, successe che io e Paolo Cioffi, io facevo il segretario a Paolo Cioffi che era assessore al bilancio della Regione Lazio, e qui c'è la moglie con un figlio che saluto caramente. E allora, mentre stavamo lì alla libreria Rinascita, prima Rinascita era meglio dei Feltrinelli, poi adesso non c'è più, va bene. Stavamo per scegliere un libro e arriva Berlinguer, lo stesso, per fare la stessa cosa, per comprare un libro. E dice a Paolo, senti Paolo, ma tu venerdì sei impegnato? Dice no. Perché? Perché io vado al convegno della Confindustria, e il presidente della Confindustria era quello che c'era la fabbrica dei frigoriferi, come si chiamava? Meloni. E è la prima volta che un segretario del Partito Comunista fa l'assemblea della Confindustria. Dice, però io solo il sabato posso andare. E il convegno comincia venerdì. Se tu vai, io arrivo la sera del venerdì, tu mi racconti, fai l'appunti di quelli che hanno parlato, perché parlano di Mita e altri, in maniera che io il sabato quando intervengo, intervengo a ragione, insomma. Dice, va bene. Dice, allora mi porto pure Ferilli. Dice, sì, così stiamo una giornata insieme. Allora, partiamo e andiamo a sto convegno. E io poi ho avuto sempre questa mania di conservare tutto quello che succedeva. Certe volte non lo trovo più, però metto sempre da parte. E allora la sera del venerdì arriva lui, ci incontrammo alla camera, alla scuola della CGL di Impruneta, dove poi dormimmo la notte, e Cioffi gli aveva fatto tutto il prospetto degli interventi che c'erano stati. Allora, fino alle 3 di notte, perché arrivò tardi, perché c'era stato un incidente sull'autostrada, fino alle 3 di notte c'era pure Tatò, prepara questo intervento. E quando la mattina entrammo in questa sala, dove ci saranno state 2000 persone, se sentì subito un mormorio, una cosa, sai, segretario del Partito Comunista. E lui fece un intervento, in pratica, poi lo potrete leggere chi c'ha il libro, fece un intervento diretto agli imprenditori, dimostrando che non era conveniente per loro accettare quello che faceva la democrazia in questi anni. Perché gli imprenditori avrebbero invece interesse a avere un rapporto diretto e migliore con i lavoratori. Questo era il punto del discorso. E alla fine c'è fu un applauso che non finiva mai. E poi dopo andammo a pranzo in un ristorante con il vice sindaco, che poi mi ha dato tu il telefono, che non mi ricordavo più, di Firenze, che ci ha accompagnato al ristorante, e venne Marcareggi in questo ristorante per congratularsi con lui per l'intervento che aveva fatto lì alla Confindustria. Così nacque il problema. Vado? Un giorno sei entrato a casa, c'era Letizia e c'era la moglie,
e nasce un piccolo dibattito su queste sigarette. Soprattutto. Sì. La battuta finale è meravigliosa, però vorrei che la raccontassi tu. Allora, siccome lui era stato a casa mia e gli era piaciuto il vino che faceva mio padre, che era da un vitigno francese che non gli si dava nemmeno l'acqua lavata, e c'aveva alla fine un amarognolo, allora era sotto le feste e io gli porto un po' di vino lì a via Roncino. E allora Letizia dice: aspetta un momento che scende il caffè. Allora c'erano quelle macchinette, le moca, no? E allora aspetto, e dice lei a Enrico, dice: sentiamo Ferilli quello che pensa. Dico: ma di che si tratta? Dice: allora tu saprai che lui fuma un tipo di sigarette, le Turmac, che si fa portare dalla Svizzera. Erano piatte, un po' aromatiche, fumate nel portafoglio. E dice: adesso la casa che fa le Turmac gli ha fatto una proposta. Dice: sai, noi abbiamo 4 figli, una metà lo dà al partito, quello che prende come parlamentare, viviamo sicuramente bene, però un'entrata maggiore ci consentirebbe di vivere meglio. Dice: allora la proposta che gli hanno fatto è che se lui, quando fa tribuna politica, mette il pacchetto delle sigarette vicino all'acqua minerale, ci darebbero tanti soldi. E dice: le sigarette lui le fuma proprio, non è che dovrebbe fare la pubblicità, un altro tipo di sigarette, eccetera. Dice: quindi io penso che sarebbe giusto, conveniente, a che lui guarda Letizia e dice: a me. Letizia ancora non ha capito che io sono segretario del Partito Comunista. Allora, come hai strappato questa intervista nel 1984? 5 domande sull'Europa. È un'intervista meravigliosa, a cura di Giuliano Ferilli. E voglio leggere, però, bisogna dire chiaro, perché siamo già in questa fase qui. Allora, l'Europa si trova, questa è la tua domanda, l'Europa si trova alle prese con la crisi e nello stesso tempo con una politica di riarmo. È possibile coniugare sviluppo e pace? Tu gli chiedi. Sì, la pace è però anche un problema a sé, ed è in quanto tale, lo diciamo da tempo, il problema principale più urgente, sia perché essa è in pericolo, sia perché non possiamo rinviare il vivere in pace a quando vedremo nel pieno sviluppo, o addirittura nel socialismo, come altri preferiscono pensare, nel benessere generalizzato. La pace, peraltro, se ha nello sviluppo un suo fattore, è anch'esso fattore di sviluppo. Nella pace i popoli possono usare la ricchezza per soddisfare le proprie necessità di vita e di crescita, per produrre altre ricchezze utili, per migliorare ed elevare la propria cultura, i propri modi di vivere e di consumare, e non per produrre strumenti di distruzione e formare soldati. Il miliardo di dollari al giorno che gli uomini spendono per gli armamenti, se usato a fini pacifici, potrebbe contribuire a mutare il destino dell'umanità intera. La necessità di un'Europa unita e più autonoma al fine della costruzione di una pace meno fragile è del tutto evidente, perciò occorre invertire nettamente la tendenza in atto alla disintegrazione e alla dipendenza. Bisogna rifondare la comunità anche e proprio al fine di garantire la presenza sullo scenario internazionale di un grande soggetto operante per la pace, oltre che insieme per lo sviluppo. Sembrano parole che servono oggi. E a distanza, di 40 anni, ti chiedo, tu sei stato un uomo politico, sei stato un amministratore, sei stato a distanza di 40 anni, che cosa abbiamo fatto in più
Cioè, qual è? Dove siamo? L'abbiamo fatto il passo in più? O ci ritroviamo nella stessa situazione? E per questo lo leggiamo in maniera... sono profetiche le sue parole. Dove ci siamo fermati? Ma guarda, sul problema della pace, lui ha insistito moltissimo, ha fatto diverse manifestazioni. Una manifestazione la fece a Firenze, noi facemmo un pullman da Fiano per andare a questa manifestazione. Poi ha partecipato alla marcia della pace che è stata fatta a Assisi. E poi dette la direttiva al partito in generale di fare una serie di iniziative sulla pace. Tieni conto che qui da noi facemmo uno sciopero sulla pace con tutti i trattori, con gli agricoltori che c'avevano i cartelli, eccetera. La differenza è che oggi queste cose le dice solo il Papa. E il problema sta qui. Il fatto che sostiene lui che la guerra impoverisce più di tutti, già i poveri, è un fatto normale, se sa che è così, perché nelle guerre non c'è pure chi diventa ricco, e invece i poveri, se guardiamo la televisione tutti i giorni, quello che succede nelle due guerre, che sono quelle che porta di più la televisione, perché ce ne sono pure altre, capisci che quei poveracci, quei ragazzini che vanno in giro, che sono senza vestiti, senza scarpe, cioè, chi è che paga i prezzi della guerra? Sempre il popolo, sempre i poveracci. E quindi è chiaro che è così. Ora, lui mi fece questa intervista, che io ci ho ripensato dopo, perché non avrei mai pensato che lui mi dicesse di sì. Allora, il gruppo comunista della Regione Lazio faceva una rivista, Informazioni Regionali, con una tiratura di 2000 copie, non tante, che arrivavano a tutti i consiglieri comunali comunisti, ai sindaci e ai segretari delle sezioni, dove c'era in genere tutta la politica amministrativa della regione, le leggi che venivano fuori, i contributi, come si faceva a chiedere, eccetera, così che le sezioni, se non si muoveva il sindaco, i consiglieri comunali, facevano loro le sollecitazioni, eccetera. E una decina di giorni prima che lui partisse, mi incontrai lì in direzione, gli dissi: guarda, io devo fare un numero speciale sulle europee, ti dispiacerebbe di rispondere a qualche domanda? Dice: sì, fate, danno a Anna Azzolini, che era la segretaria, e io te le preparo prima di andare via. E infatti io passai queste e lui rispose a tutte e cinque le domande, che è poi l'ultima intervista che ha fatto Berlinguer sulle europee, è quella che ha riportato a queste cinque, perché poi è morto poveraccio, e quindi questa è la verità. Leggetela, è un'intervista potentissima, e tra l'altro negli ultimi anni mi capita di fare qualche intervista, e le interviste riescono quando le domande sono giuste, non solo le risposte, e lui ha fatto delle domande giuste. E, questo sì. Allora, a lui dava un po' fastidio. Io ieri nelle foto che ho visto in mostra, certo, non lo aiutava molto la fisionomia, un bellissimo uomo, però aveva, quando era serio, sembrava triste, ma lui non era triste, e tra l'altro dava anche fastidio in qualche modo quando veniva etichettato come un uomo di triste, a parte che ci sarebbe da fare la differenza tra essere rigorosi, seri e tristi, perché a volte ci si confonde anche, però... Tu, e lo fai capire proprio da quello che racconti, era un uomo divertentissimo. Sì, ma rideva parecchio se c'era vivo
perché al giornalista che intervistò in televisione gli disse: ma rito quando è necessario, ma in una situazione che va tutto a scatafascio non capito come faccia a ridere. Dopodiché in due occasioni che ho visto che rideva tantissimo. Allora le occasioni sono queste: una, nel 1975 Maurizio Ferrara diventa presidente del Consiglio regionale. Allora che succede? Che il cardinale Poletti organizza una messa su Araceli in cui invita Maurizio Ferrara, Tullio Ancona, che era cugino De Moro e che era presidente del comitato di controllo sugli atti della regione, e il prefetto napoletano. E allora Maurizio, c'è una discussione tra i compagni, Maurizio non vuole andare a sta messa perché dice: ma io da ragazzino non ci ho sembrato più, ma che vado a fare? E allora sia Cioffi e sia Gigliotti convinsero Maurizio a andare a sta messa, perché dice: no, sai che succede? Che questi strumentalizzano politicamente la cosa. Dice: il cardinale è ammirale questa giornata, tu rappresenti le istituzioni, sei presidente del Consiglio Cefriandano. Allora, siccome lui non c'aveva ancora il segretario, dopo l'ha trovato un bravo compagno, Sava, e dice a Cioffi, dice: senti, io mi porto Ferinti con me per far vedere che c'è il segretario. Allora andiamo a sta chiesa, una bellissima chiesa che sta su al Campidoglio, e viene il cardinale Poletti lì a ricevere loro per i convenevoli d'uso, come si dice, e poi dopo va e si prepara per la messa. Sai, alla chiesa c'era solo qualche turista che passava, perché non è una chiesa frequentata da massa. E allora loro si mettono avanti nel banco, io mi metto tre banchi dietro. Ora, io pure da ragazzetto avevo fatto il chirichetto, ma erano 30 anni che non ci andavo più in chiesa. Quindi avevo lasciato la chiesa in latino e l'ho trovata in italiano, che era cambiata. Poi dopo, a un certo momento della messa, si alzano questi due, danno la mano a Ferrara e lui dice: che fate, andate via? Allora poi dice: ma guarda che gaffe che ho fatto, era meglio che ci hanno venuto io a messa. Tanto che nel libro poi lui ha fatto un sonetto su sta storia, e c'è il sonetto che ha fatto Maurizio Ferrara. Durante una cena che avevamo fatto qua giù da Romano, io gli dissi a Maurizio di raccontare questa storia a Berlinguer. Raccontò questa storia, Berlinguer ha riso tutta la sera su questa storia qui. Un'altra volta che l'ho visto da ridere tantissimo, successe questo, che Giuseppe De Santis nel 64 gira il film Italiani brava gente e lo gira a Mosca. Fa amicizia con Bruno Pontecorvo, che stava là, non so se conoscete la storia del fisico Pontecorvo, quelli più anziani a Sani, era un fisico eccezionale, e siccome si stava a lavorare, avevano fatto delle ricerche per cui se poteva fare una bomba atomica, e lui non voleva fare una bomba atomica per l'Occidente. Allora si era legato in Inghilterra, aveva preso la cittadinanza in Inghilterra, e poi dopo nel 50 viene con i tre figli in Italia, prende un volo per Stoccolma. A Stoccolma prendono una macchina, la moglie con i tre figli guidano la macchina e lui sta nel bagagliaio.
passano la frontiera e arriva in Russia. E lì erano una dacia a Dubna, che è una cittadina a 100 km da Mosca, dove stavano tutti questi scienziati, che poi hanno fatto la bomba atomica che c'è la Russia. Allora, quando venne a parlare, gira sto film, fa amicizia con lui, gli serviva pure per avere rapporti con l'esercito, perché servivano tanti militari, eccetera, eccetera, e mantiene questo rapporto. A un certo momento, nel 73, nel 74, l'anno preciso non mi ricordo, telefona Pontecorvo a Peppe e dice: senti, io ho un problema, non so se possiamo risolverlo. E dice: ho un problema agli occhi e non riesco a risolverlo qui a Mosca. Mi hanno detto che il cugino della moglie del Berlinguer è uno dei più bravi oculisti che c'è in Italia. Infatti è vero. È possibile, chiede se me lo fa una visita, io vengo in Italia. E allora Peppe lo dice a me, io lo dico a Berlinguer, Berlinguer dice: come no? Dice: anzi, chiamiamo noi pure albergo se vuole, ma dice: questi familiari lo vorranno a casa loro, perché Gillo Pontecorvo era fratello. Allora prendo questo appuntamento con questo famoso oculista e viene in Italia Bruno Pontecorvo. Peppe lo accompagna lui. Poi, dopo averlo accompagnato, mi aveva detto: guarda, poi lo porta a Fiano, pranzano insieme. Infatti porta Bruno Pontecorvo a Fiano e Angeletti, c'aveva un ristorante che gestiva direttamente lì a Materno, andavamo lì e pranzavamo insieme. Allora Peppe, che era stato là da sto film nel 64, gli chiede i rapporti, come so, c'è ancora la dittatura, te controllano, te fanno, eccetera. Dice: senti, adesso ti racconto, disse Pontecorvo, la barzelletta che gira tra i fisici. Dice: allora la barzelletta è questa: due cani a Roma parlano tra di loro e un cane dice all'altro: ma sai che mi hanno detto che c'è una nazione dove c'è l'assistenza veterinaria gratuita, due pasti al giorno, e se fai il bisogno in strada il proprietario è tenuto a pulire, eccetera, eccetera. Ma che paese? Dice: l'Unione Sovietica, mi hanno detto. Dice: io adesso vado là. Dice: guarda, se sta bene, fammelo sapere anche pure io. Dopo un anno e mezzo, questo cane che era andato in Russia ritorna a Roma. Quest'altro cane, quando lo vede, dice: oh, ma allora non era vero quello? No, non diceva vero. Dice: c'è l'assistenza veterinaria, ti danno due pasti al giorno, i padroni sono bravi, eccetera. Dice: ma allora perché sei venuto in Italia? Dice: per farmi una abbaiata. La storia per il guerra, che sapeva che era venuto a fianco con De Salis, se invece ho pensato che veniva a fianco, quindi non è che non gli deve. Facciamo parlare. Ok. Io ti voglio chiedere due cose, semplici semplici. Di Berlinguer si parla spesso e se ne è parlato in tantissimi in questi anni, soprattutto negli ultimi. Però mi chiedo anche una cosa: la morte di questo segretario ha lasciato un popolo che non era in grado di raccogliere questa enorme eredità?
ricorrere a Berlinguer molto spesso in questi ultimi anni ci fa sentire un po' con la coscienza a posto. È come se ci tenesse al sicuro, perché abbiamo una grande storia, però oggi chi siamo? La seconda domanda, oltre a Berlinguer, in questi anni e in questi ultimi mesi si parla tanto di Calvino. Io ho una passione, devi sapere, smodata per quest'uomo, che per entrare nel 2000 diede tre suggerimenti, li trovate tra l'altro, stanno facendo circolare tantissimo. Diceva di imparare molte poesie a memoria, una cosa che oggi ci viene in aiuto perché nel tempo dell'intelligenza artificiale, che ci fa tanto paura, però forse non pensiamo che sono anni che noi facciamo domande a Google, quindi non è che cambi poi così tanto, c'è un cambiamento grosso, sta nella domanda. Dall'intelligenza artificiale possiamo in qualche modo tutelarci, e deve essere discussione del partito, e so che comunque, devo dire, insomma, da un addetto ai lavori che sta seguendo, che il PD sta cercando, insomma, di essere parte attiva nel dibattito. Nell'intelligenza artificiale la cosa importante che va fatta è che la domanda rimanga a noi, cioè la persona, la domanda è umana, la risposta è cibernetica, ma la domanda resta umana. E se noi riusciamo a tutelare, perché non ci sarebbe mai stata l'intelligenza artificiale, neanche Google senza il pensiero umano, e Calvino ci viene sempre in aiuto, e nelle sue suggestioni dice imparare molte poesie a memoria. Quindi anche se abbiamo Google, troviamo la poesia lì su Google, perché non ce l'abbiamo, impararla a memoria, anche trovata su Google. Poi dice un foglio, una penna e fare dei calcoli a mano, calcoli anche complessi, questo ci aiuta nel ragionamento. Poi dice una terza cosa, che è una delle più belle, combattere la strettezza del linguaggio, ed è una cosa che molto spesso si vede in politica. E Berlinguer diceva, diciamo cose precise, cioè non lasciamo che ci siano nuvole, che in qualche modo masse, che in qualche modo amorfe, che in qualche modo non sono e non possono essere capite dalle persone. Quindi il linguaggio anche della politica deve cambiare, deve essere un altro tipo di linguaggio. E quindi ti chiedo la seconda domanda, Silvio, cioè, c'era un'idea di libertà della sinistra che è bellissima, secondo me, la libertà delle persone. Berlinguer non parlava di emancipazione delle donne, Berlinguer parlava di liberazione delle donne e di liberazione delle persone, che è tutt'altra cosa. Scusa, a un intervento della compagna Maria Michetti, professoressa universitaria, che parlava di protezione della donna in un'assemblea, lui gli fece una correzione: non si dice proteggere la donna, si dice che la donna va rispettata. Liberazione della donna, rispetto della donna, l'emancipazione che viene lasciata alle donne, e solo le donne la tengono anche in bocca e abusano anche di questo. Bisogna emanciparsi anche da un modello maschile che ormai non è più attuale, quindi l'emancipazione dovrebbe essere come termine utilizzato in altre situazioni. Liberazione della donna mi piace tantissimo, lo trovo attuale. E ti dico, ritornando a noi, il concetto di libertà nella sinistra è stato un ideale, un valore immenso. Negli anni di Silvio, un certo tipo ideale di libertà comunque ha trovato un popolo. E allora ti chiedo anche, abbiamo capito perché, senza giudicarla questa cosa, cioè, abbiamo fatto una sorta di indagine, cioè perché è accaduto questo, perché secondo me è importante anche per andare altrove. E
Con questo io direi anche basta, perché mi credo insomma di averti dato qualcosa, ma so che anche tu insomma hai qualcosa da dire, soprattutto sul libro e sulla lettura fatta. Grazie. Come venire qui è stato ordinato e non è uscito, quindi voi dovete... avevi detto semplice, non è semplice, è un concetto di semplicità e cuore. Però grazie Zaira, grazie a voi, ed è bella la definizione che hai usato tu per questo libro, no? Hai detto, hai iniziato dicendo, non è un testo di nostalgia, è un tuffo nel futuro, no? Hai detto così, è una bellissima definizione, perché l'ho letto anch'io in questo modo, nel senso che voi scoprirete queste pagine che sono intervallate di immagini, fotografie, aneddoti, alcuni li avete sentiti, alcuni sono straordinari. E insomma, leggi questo mosaico di ricordi e capisci, tutto sommato capisci, anche se non l'hai vissuta quella storia. Io ho avuto la fortuna di vivere almeno nella sua coda finale. Insomma, capisci perché la storia di quel partito, del PC, è stata anche il frutto di una serie lunghissima, quasi infinita, di biografie individuali, di storie di donne, di uomini, di parabole umane, politiche, culturali, che hanno dato vita, sommandosi, ad una grande biografia collettiva. E io penso che al fondo l'affetto, la riconoscenza con cui Giuliano ricostruisce quella trama raccontano molto, no? Spiegano molto, quasi tutto di quella vicenda comune a qualche milione di donne e di uomini di questo paese. Zaira ha ricordato la mostra su Berlinguer, qui c'è Emilio che mi ha accompagnato stamane gentilmente, che è lì tutti i giorni ad accogliere le persone, le delegazioni. Ieri eravate 1800 e passa a visitare quella mostra, quindi con pullman organizzati che arrivano da tutte le parti del paese. È un pellegrinaggio costante di visi, di volti, voci e di generazioni diverse. Moltissimi sono ragazzi, ragazze, nate molti anni dopo che Berlinguer non c'era più e molti anni dopo che quel partito non esisteva più. E allora forse la prima domanda che io pongo a me stesso è, sono io che devo allontanarmi o... No. Va bene, no, sono in bocca. Allora forse la prima domanda che, magari scriviamo quello, che ti poni e che aiuta anche ad avvicinarci al tentativo di apprezzare una risposta alla prima questione, domanda che tu hai posto, è perché accade una cosa del genere? Perché nel 2023-2024 si fa una mostra, Gloria Ugo Sposetti, che rievoca quella stagione, quella personalità, e migliaia di persone, molti giovanissimi, sentono il bisogno di andare lì, di guardare quelle immagini, di ascoltare quella voce, di ricostruire quella storia. Io penso che sarebbe sbagliato, sarebbe un errore ridurre tutto questo a un sentimento di nostalgia, anche per ragioni, se volete, puramente generazionali, perché chi oggi ha 20 anni o ne ha 30 è difficile che nutra nostalgia nei confronti di una storia che non ha vissuto e che conosce solamente per i racconti che ha ereditato, per le letture che ha potuto fare. La verità è che quel partito nel quale molti di noi hanno militato, sono cresciuti, si sono formati, è stato sicuramente decisivo nella ricostruzione di questo paese, dopo la pagina più buia della storia del Novecento in Italia, il fascismo, e nella difesa durante gli anni, decenni successivi, della democrazia repubblicana. Però proprio perché non deve esserci un sentimento di nostalgia che ci muove, io penso che dobbiamo avere tutti la consapevolezza che Giuliano, quel partito, ha anche compiuto degli errori nel corso della sua parabola storica, politica. E comunque è un partito, è una forza politica che pensava e agiva in un tempo storico completamente diverso da quello che noi viviamo oggi. Allora mi viene da dire che a mancarci non sono quelle ricette in quanto tali,
anche perché negli anni che hanno visto la generazione mia, nostra, avvicinarsi alla politica, era già evidente che esisteva anche un ritardo di analisi culturale di come stava cambiando la società in Occidente, in Europa, nel mondo. E però rivendichiamo anche la capacità di quella forza, di quella cultura politica di anticipare dei processi che si sono consumati dopo. Le parole che tu hai letto della bellissima intervista, anche a me ha colpito molto, le 5 domande, le 5 risposte sull'Europa sono quel segnale. E tutto sommato, Giuliano, il discorso che Berlinguer tiene davanti a Vittorio Merloni, ai 2000 rappresentanti della Confindustria, è un discorso che in alcune parti sembra davvero segnato da un'attualità che ti stupisce, no? Il legame tra salari e crescita, il rapporto tra la produttività del lavoro e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, sono riflessioni che valgono anche per noi. Ed è significativo rileggerle oggi, ed è bellissimo il racconto che fa Giuliano sull'accoglienza fredda della platea degli industriali e poi l'applauso finale, perché in verità il segretario generale, allora si chiamava così, del Partito Comunista, poteva tranquillamente andare di fronte ad una platea confindustriale a dire, a sostenere le tesi, gli argomenti di quel partito. E non c'era un dubbio in quella sua presenza che vi fosse in qualche modo la rinuncia ad esercitare la funzione di rappresentanza del mondo di riferimento. Avete presente quando nel mio partito, so che non è il partito di molti di voi, ma nel mio partito attuale, io abbasserei un pochino il volume perché tanto si sente lo stesso, così non mi torna il... E avete presente quando all'indomani di quasi tutte le consultazioni elettorali si scopre con un editoriale su Repubblica, sul Corriere della Sera, che gli operai non votano più a sinistra? In verità è 30 anni che accade questo, ma a quel punto subentra, almeno nel mio partito, una sindrome di recupero. E nelle riunioni che si convocano con l'analisi del voto o della sconfitta c'è sempre quello che va al microfono e dice: noi dobbiamo tornare a parlare con gli operai. Ecco, quel dobbiamo tornare a parlare con gli operai era una frase che in quel partito era letteralmente impensabile, ma per una ragione molto semplice, perché gli operai erano parte costitutiva di quella forza, di quel soggetto, di quella cultura politica. Gli operai per il Partito Comunista Italiano non sono mai stati solamente un bacino di consenso elettorale. Certo, votavano in buona misura, anche in buona percentuale, quella forza, quel partito, ma erano riconosciuti come un soggetto politico dotato anche di una sua autonomia di elaborazione, di proposta, di visione, capace di esprimere un'idea di guida del paese. Era questo che dava il senso e la misura di una possibilità per il segretario di quel partito di presentarsi dinanzi ad una platea confindustriale fredda nei suoi confronti all'inizio, ma esprimendo una riflessione che rappresentava quel mondo di riferimento e interloquiva con quella capacità. E d'altra parte quegli operai erano un elemento costitutivo di quella forza, di quella cultura politica, lo sono sempre stati, ma lo erano anche nel rapporto che avevano con il loro lavoro, con la produzione del loro lavoro. Sapete che c'è un museo della Piaggia a Pontedera, bellissimo, dopo l'attentato a Togliatti del 48, alcune fabbriche italiane vengono occupate dagli operai. Per alcuni è l'ora X, no? L'ora della rivoluzione, e la direzione del partito, su indicazione di Togliatti, dal letto dell'ospedale, dice chiaramente che bisogna disoccupare quelle fabbriche perché la democrazia va difesa e preservata. È una storia bellissima quella della Piaggio di Pontedera, perché gli operai occupano la Piaggio e ci si trova nella condizione di dover decidere come sbloccare questa occupazione, restituendo la fabbrica alla legittima sua attività, ma dando anche un elemento di dignità a questa occupazione. E in accordo con il vertice della fabbrica si decide che gli operai disoccupano la Piaggio di Pontedera, ma scelgono di portare in omaggio al compagno Togliatti a Roma il prodotto del loro lavoro, e portano a Bottega Oscura e regalano a Togliatti una Vespa. E io non so che fine ha fatto la Vespa, ma ho sempre immaginato, quando ho scoperto questo episodio, Togliatti che viaggia per le strade di Roma come vacanze romane. Se non è segnale. No, io credo che non ci sia un sentimento di nostalgia nessuno di noi. Io credo che a mancarci siano soprattutto due cose, provo a dare una risposta alla prima questione che pone Mazzaina. La prima cosa che forse ci manca è il senso di una storia
della quale siamo in qualche modo eredi, testimoni, e che non nasce all'alba di ogni mattino, ma affonda le radici in un tempo lungo che è giusto conoscere. E questa dimensione del rifiuto delle radici, della storia, del passato, ha qualcosa di, come dire, profondamente connesso alla crisi delle culture politiche di questi anni. Ad un certo punto nel libro Giuliano esprime una critica molto giusta, secondo me anche severa, nei confronti di Matteo Renzi e della sua stagione politica alla guida del Partito Democratico, stagione che portò Giuliano e altri compagni e compagne a Fiano e altrove ad uscire da quel partito. Peraltro con un elemento di sottile ortodossia comunista, la critica di Giuliano nei confronti di Matteo Renzi avviene senza mai citare Matteo Renzi come classico, diciamo, una scelta. Però cita, criticando la logica della rottamazione che è stata all'origine del consenso e del successo di quella stagione. Io personalmente nel mio piccolo ho contrastato dall'interno del PD quella stagione nel merito, ma prima di tutto l'ho contestata per quel vecchio detto che proviene da un'antica saggezza orientale, era un proverbio credo di origine cinese citato spesso da Emanuele Macaluso, che diceva: quando vai a prendere l'acqua al pozzo ricordati sempre di chi lo ha scavato. Io penso che questo debba valere anche e soprattutto nella politica. Io confesso che di questo aspetto, di questa capacità di leggere il tempo storico, misurandosi con chi è venuto prima di te, io di questo sento nostalgia. Cioè sento nostalgia di una politica che non riduce tutto al presente. Qualche anno fa Ivo Diamanti, in un editoriale su Repubblica, coniò uno di quei neologismi che amano molti sociologi, disse: viviamo un tempo dove tutto si riduce all'istante. Lui disse: una presentificazione del tempo, no? Viviamo solo nell'oggi, nell'immediato, nell'alba di questo giorno e poi vedremo quello che succederà al massimo domani. Scompare il passato e ci si trascura completamente del futuro. E allora avete presente quelle rimembranze scolastiche, no? Ti viene in mente al ginnasio lo studio del decimo canto dell'Inferno, che è il canto degli eretici, no? Il canto di Farinata. Dante mette Farinata e gli eretici all'inferno, ma nutre una certa simpatia nei confronti di Farinata, anche se militava in fazioni fiorentine opposte. E la pena, diciamo, la legge del contrappasso dantesca verso gli eretici è quella di conoscere il passato, di in qualche modo anche prevedere il futuro, ma di ignorare completamente il presente. Ed è la ragione del dialogo tra Farinata e Dante, dove Farinata interroga Dante sulle vicende fiorentine, coeva quel tempo. Ecco, noi è come se vivessimo una politica condannata da una legge del contrappasso esattamente opposta, speculare, no? Viviamo in un eterno presente, in un eterno istante, ignorando quello che c'è stato molto prima di noi e trascurando quello che verrà dopo di noi. E allora, a proposito di quell'ufficio studi, di quel centro studi che non si fece a Fiano e di come questi aspetti sono stati progressivamente... Forse bisogna rispondere. Di come questi aspetti sono stati progressivamente trascurati anche nel corso degli anni più recenti, io penso che colpevolmente noi abbiamo alimentato questa logica, questo modo di intendere la politica, e l'abbiamo alimentata anche scegliendo di chiudere molti uffici studi e di compensare quella chiusura aprendo moltissimi uffici stampa, come se alzare il volume del mixer di questo microfono potesse bastare a compensare il vuoto, la difficoltà, le carenze di una cultura politica. Peraltro con un atteggiamento anche un po' presuntuoso, perché non è che quelli di prima non sapessero comunicare, sapevano benissimo comunicare e lo sapevano fare anche con un atteggiamento estremamente moderno. Giuliano, ti ricordi la tribuna elettorale di Pajetta e di Romolo Mangione? Vabbè, questo Romolo Mangione era un giornalista del quotidiano socialdemocratico, espressione della scissione del Palazzo Barberini pagata dagli americani, ed era andato in televisione in una tribuna elettorale con Togliatti, aggredendolo in modo piuttosto inurbano e dicendo che era capo di un partito che era nemico delle libertà, della democrazia, schiavo dei sovietici, e Togliatti aveva pacatamente risposto:
Sulla base di questa performance televisiva, questo Romolo Mangione si era candidato alle elezioni politiche, credo fosse quelle del 63, e aveva inondato Roma di manifesti con le macchine, con gli annunci degli altoparlanti: votate Mangione, l'uomo che ha inchiodato Togliatti alle sue responsabilità storiche. E un paio d'anni dopo c'è una nuova tribuna elettorale a cui partecipa Pajetta e a cui prende parte anche Romolo Mangione, il quale fa una domanda altrettanto in urbana e scortese a Pajetta, il quale risponde, inizia la risposta in questo modo, dicendo: ma io vorrei rispondere all'onorevole Mangione. Poi fa una pausa teatrale, si ferma e dice: ah, mi sono sbagliato, ah, lei non è onorevole, ah, io non è riuscito a farsi eleggere nonostante abbia fatto la campagna elettorale dicendo votate l'uomo che ha inchiodato per gli altri le sue risposte. Un gigante della comunicazione. Quindi alla fine anche la piccola pubblici studi, la pubblici stampa, forse bastava consultare un po' di più gli atti degli uffici studi che si capivano diverse cose. No, l'altra cosa che ci manca e che mi fa pensare che non siamo vittime della nostalgia è l'idea che la politica sia certamente onestà, sia fatica, sacrificio, ma debba essere soprattutto speranza. Se poi sei la sinistra, questo dovrebbe essere un elemento a cui non rinunci mai. Tu puoi togliere tutto alle persone, quasi tutto, ma non puoi togliere loro la speranza di poter condizionare in positivo, migliorare le loro condizioni di vita. L'altra domenica, come voi, forse molti di voi, ho seguito la conversazione, l'intervista di Fabio Fazio a Papa Francesco, e un passaggio del Papa mi ha colpito, a parte anche lì un tratto dell'ironia che in un Papa ne è ancora meno presente storicamente che nel segretario del PC, quando Francesco Bergoglio dice: la speranza non delude. E io penso che sia effettivamente così, la speranza non delude. E sai, a proposito di Calvino, sai che si dice che gli italiani leggono poco, stiamo presentando un libro questa mattina, ed effettivamente nelle statistiche gli italiani non leggono moltissimo, solitamente d'estate sotto l'ombrellone leggono i gialli di Camilleri o di Maigret, ma ci sono solamente due anni nella nostra storia, quella relativamente recente, la storia repubblicana, uno poi un anno a cavallo tra la fine della guerra e la storia repubblicana, ci sono solamente due anni della storia d'Italia dove la produzione di titoli della saggistica, vuol dire storia, filosofia, economia, diritto, storia delle religioni, ha superato, quasi raddoppiato la produzione di titoli della narrativa, dei romanzi. Quei due anni sono il 1945 e il 1946. Ma non c'è da stupirsi, perché se tu in un paese per 20 anni spegni la luce e impedisci a quel paese di pensare, di conoscere, di alzare lo sguardo sulla realtà del mondo, di capire dove sta andando quel mondo, quando riaccendi la luce, dopo 20 anni di regime fascista e la guerra, è chiaro che la domanda, il bisogno diventa impetuoso, quello di recuperare quel tempo che si è perduto. E quelli sono gli anni in cui Calvino, Montale, Moravia, Elsa Morante, Ungaretti scrivono sistematicamente sui giornali, in una sorta, moltissimi su Unità, Pasolini, con una sorta di giornalismo militante che era il segno della speranza, della ricostruzione di questo paese. Io mi ricordo negli ultimi anni di vita di Alfredo Reichlin che parlava raramente della sua esperienza da giovane gabbista romano. Lui insieme a Luigi Pintor aderiscono ai GAP per vendicare, così pensano, da ragazzi di 18 anni, l'uccisione di Jaime, il fratello più grande di Luigi, saltato sulla mina tedesca mentre tentava di raggiungere le brigate Garibaldi al nord. Non parlava volentieri, così come altri dirigenti di quel partito che pure hanno fatto confino carcere la resistenza della lotta partigiana in termini di testimonianza personale, però invece gli si illuminavano gli occhi quando ti raccontavano gli anni della ricostruzione in questo paese, della speranza che agitava, che animava, che agitava quel popolo. La potenza di quel partito era anche in questo, era nella sfida decisiva. Era la liberazione, sì, l'emancipazione in chiave sociale, la liberazione, che è qualcosa di più della sola protezione che noi tendiamo a mettere oggi in cima alle nostre priorità in competizione con i nostri avversari. E che cos'era emancipazione, liberazione? Che cos'era? Era volere a Fiano, l'ho trovata nel libro, l'apertura dell'asilo nido. E volerlo fare e ottenerlo anche contro chi criticava quella scelta pensando che si volessero sequestrare i bambini alle famiglie,
E che cos'è la liberazione, l'emancipazione, il diritto? È la visita medica ai ragazzi per una seria prevenzione sanitaria, è la costruzione della casa del popolo, è quello scambio formidabile che Giuliana ha ricordato, da Berlinguer è il padre e il maresciallo dei carabinieri. Non è un corteo questo, ma un gruppo di amici che va verso una festa. Ah beh, allora passate, in un modo elegantissimo. Perché poi questo libro, ed è l'altra cosa che vorrei dirvi, ringraziando Giuliano per averlo pensato e scritto, perché poi questo libro è un omaggio a Berlinguer, certamente, è il suo legame con questa città. E dentro questo legame c'è tutta la storia, la vicenda politica e umana di Giuliano e la scelta che lui fa di smentire dei luoghi comuni, come ha ricordato questa mattina, no? Il carattere cupo, incupito, triste dei comunisti, ancora il riferimento è a quella risposta pacatissima ma bella che Berlinguer dà a Minoli, siamo nell'83, l'anno prima del malore, della morte, cosa le dispiace che si dica di lei, che sarei triste perché non lo so, ne si apre un sorriso per quanto timido, no? Che però era la sua natura. Non era così, i comunisti per come li abbiamo conosciuti noi erano anche capaci, nonostante le traversie della loro vita, che molto spesso li aveva portati a prove durissime, erano capaci di leggerezza, di ironia, di autoironia, il racconto di Maurizio Ferrara sta andando via dopo lo scambiato del segno di pace, sapevano anche sorridere i comunisti, perfino sorridere di sé. Io ho trovato in un libricino di Andrea Camilleri un aneddoto fantastico che Camilleri racconta e che è riferito a un episodio dei primi anni 50, quando a Roma si convoca un'assemblea dei partigiani della pace, diciamo i pacifisti del movimento comunista internazionalista, e convergono a Roma personalità, da Paolo Neruda ad altri di assoluto per una volta del livello, e c'è una conferenza che si tiene in una sala di Roma, è una conferenza sui murales che viene tenuta dal noto pittore messicano Siqueiros. E c'è il gota del movimento comunista seduto nelle prime file e inizia la conferenza del noto artista e pittore Siqueiros, che peraltro era stato accusato di avere attentato alla vita di Trotsky sparandogli e peraltro mancando il bersaglio. E inizia la conferenza di Siqueiros e dopo un'ora di conferenza sui murales c'è l'attenzione della platea. È alla seconda ora della conferenza del pittore Siqueiros sui murales che si comincia ad evidenziare qualche segnale di sofferenza. Ma è alla terza ora della conferenza del pittore Siqueiros sui murales che Luigi Longo si volge al suo compagno di sedia e gli mormora: se gli parlava lo ammazzava di sicuro. Dà il senso anche questo della assoluta leggerezza e autoironia. Ma dicevo che il libro è il rapporto di Berlinguer con Fiano e gli aneddoti che racconta Giuliano sono stupendi e ti parlano dell'umanità, del profilo di questo leader, di questo capo comunista, amato e rispettato, amato da tutti i suoi elettori, iscritti, militanti, e rispettato anche dai suoi avversari. Io non ho mai conosciuto Enrico Berlinguer, non ho mai parlato con Enrico Berlinguer. L'ho visto però due volte soltanto nel corso della mia vita, a Trieste, dove ero nato, dove sono cresciuto. Una volta venne a fare un comizio in Piazza Unità, che è la bellissima piazza che affaccia sul mare della mia città, e l'emozione della Federazione Comunista Triestina era tale per l'arrivo per la prima volta del segretario del PC, di quel segretario del PC a fare un comizio, che la stampa e propaganda predispose Giuliano un manifesto dando delle indicazioni molto precise al tipografo, e cioè di usare i caratteri tipografici più grandi che si potevano utilizzare per celebrare la venuta del segretario del PC. Il risultato fu piuttosto triste, perché il manifesto che comparve nelle vie di Trieste prevedeva che la scritta del segretario, il nome del segretario, fosse su tre livelli, cioè Berlinguer, tanto era grande, sembrava la delegazione cinese. La cosa produsse una certa reazione polemica che venivano rifatti i manifesti. Fu un grande comizio. Poi lo rividi qualche mese dopo, quando venne a Trieste, senza parlare in quell'occasione, ai funerali di Vittorio Vidali, comandante Carlo, spunto reggimento, guerra civile spagnola. Anche lui con Trotsky aveva avuto qualche vicenda, qualche vicissitudine. E lo ricordo al padre della federazione, mentre è seduto al tavolino,
prima della cerimonia, conversava con un uomo anziano, mi sembra anziana all'epoca, forse avrà avuto l'età che ho io oggi, una lunga chioma bianca fluente fino alle spalle, era il poeta spagnolo Rafael Alberti che aveva tributato al comandante Carlo suo nome. Però, pur non avendolo mai incontrato e mai conosciuto, per la mia generazione è stata una figura decisiva, e qui sono debitore a chi è seduto in quarta fila, posto 2, quarta fila, Pietro Folena, che non soltanto è stato il mio segretario, il mio straordinario segretario della Federazione Giovanile Comunista, ma è stato anche il segretario cittadino del Partito Comunista di Padova, e in quel maledetto giorno di giugno dell'84 su quel palco Pietro c'era e ha vissuto quel momento e quegli istanti e quelle giornate terribili. Ma sono debitore a Pietro per tante ragioni e anche per una formula che lui ha usato aprendo un libro, un saggio che ha scritto qualche anno fa, e il cui incipit recitava così, più o meno, no? La nostra generazione appartiene a una generazione che ha scelto la politica non quando c'era Berlinguer, ma perché c'era Berlinguer. Eppure, non avendo mai stretto la mano al segretario del Partito Comunista e non avendo mai avuto modo di scambiare con lui nemmeno una parola di cortesia o un saluto, quella frase di Pietro rappresenta a fondo anche il sentimento di molti di noi. Enrico Berlinguer, credo abbia ragione chi lo sostiene, ha avuto, come tutti i grandi leader politici, una sola strategia nell'arco della sua vicenda politica, non due o tre strategie. Sono convinto che questo sia vero, i grandi leader politici coltivano una visione e una strategia, e la strategia di Enrico Berlinguer è stata quella di avvicinare il più possibile il Partito Comunista Italiano all'esercizio di una responsabilità nel governo nazionale del Paese, e farlo sulla base di un impianto concettuale, analitico, culturale, coerente con la tradizione e la storia dalla quale proveniva e che non ha mai rinnegato. Berlinguer è stato fino in fondo un comunista italiano, dove, come sapete, l'aggettivo non è dettaglio, ma l'aggettivo è sostanza. Berlinguer ha avuto una sola strategia, e non c'è dubbio che dopo la rottura del 47 sia stato il leader comunista che più ha approssimato il PC all'esercizio di una responsabilità nel governo nazionale, con i governi della solidarietà della seconda metà degli anni 70. Lui ha avuto un'unica visione, un'unica strategia e un unico vero interlocutore politico nella Democrazia Cristiana, nella persona del suo presidente Aldo Moro. Ed è la ragione per la quale anch'io credo, come molti, che la strategia berlinguariana, nonostante lui sia stato segretario generale del partito dal 72 all'84, 12 anni, un tempo lungo, ma anche io penso, come altri, molto più autorevoli di me, che quella strategia non si spezza, non si interrompe nel 1980, dopo il terremoto irpino, la conferenza stampa che lancia la proposta dell'alternativa, e tantomeno si interrompe con la morte di Berlinguer, ma trova una cesura il 16 marzo e soprattutto il 9 maggio del 1978, via Fani e via Caetani, il sequestro, l'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana. Tu ricordi, Giuliano, il dottor Tullio Ancora, parente di Moro e grande collaboratore del presidente Moro? C'è un episodio che riguarda il dottor Ancora e che risale alla sera del 15 marzo del 1978, quando il dottor Ancora chiama al telefono Luciano Barca, un collaboratore stretto, padre di Fabrizio, di Berlinguer, e chiede di incontrarlo perché deve consegnare a Berlinguer tramite Barca un messaggio del presidente Moro. La situazione è complessa, i comunisti hanno sostanzialmente deciso che non voteranno la fiducia al governo Andreotti perché la composizione dell'esecutivo è interamente sbilanciata, insomma, componente molto molto moderata, diciamo, se non di destra, e il messaggio di Moro a Berlinguer è fidatevi di quello che sto facendo, ho dovuto cedere a questa composizione dell'esecutivo per convincere la DC ad arrivare alla posizione dell'astensione dei comunisti. Ma l'orientamento era che il gruppo parlamentare che si sarebbe riunito la mattina dopo avrebbe deliberato per il non voto dell'astensione, un voto contrario. I due hanno un incontro intorno alle 23 della sera a Roma, in via Chiana, che è una traversa che parte da Corso Trieste e sale verso Piazza Verbano,
non esistevano i telefonini, non bastavano WhatsApp, l'incontro era riservato. Peraltro sia il dottor Ancora che Lucio Alberto venivano accompagnati dai figli. Fabrizio faceva il militare, quindi si presenta in divisa, andando a tartati a chiacchierare i due ragazzi, e sul cofano di un'avventura parcheggiata Luciano Banca trascrive il messaggio che il presidente Mora ha voluto trasmettere al segretario del PC. A quel punto però l'ora è tarda e Banca decide che non disturbava perché lui era quell'ora e che gli avrebbe comunicato il messaggio la mattina dopo all'apertura dell'assemblea, cioè prima dell'assemblea del gruppo del PC. E la mattina dopo il 16 marzo del 1978, come tutti voi, insomma, io facevo la quinta ginnasio, non saprei dirvi cosa facessi il 15 marzo del 78, il 17 marzo, ma che cosa facevo il 16 marzo del 78, dove stavo, quando ho saputo quello che era accaduto. Beh, in quel momento una parte almeno della nostra adolescenza è sfumata. Aldo Moro viene sequestrato, viene ucciso, e inizia una stagione diversa nella storia del paese, nella storia d'Italia e anche nella vicenda politica e nella leadership di Enrico Berlinguer. Perché cambia lo scenario politico, cambiano gli equilibri politici nella DC, c'è il preambolo, non accatte, la rottura definitiva con il dialogo con i socialisti, i due leader non si amavano come noto, e tu rievochi la pagina terribile dei Fischi di Verona, che tutti noi che eravamo a Piazza San Giovanni per l'11 giugno vennero ampiamente restituiti quando la Presidente della Camera, Nilde Iotti, salutò la presenza tra le autorità del Presidente del Consiglio, Bettino Craxi. Ma a quel punto la stagione della solidarietà è chiusa e il segretario generale del Partito Comunista Italiano si trova di fronte a una condizione inedita, secondo me inedita per quasi tutti i leader politici, i grandi leader politici, perché il suo è un vero dramma che affronta con una intelligenza politica straordinaria. Perché vedete, può capitare che un leader politico sia dotato di una strategia ragionevolmente perseguibile, ma non abbia un popolo alle sue spalle disposto a seguirlo. È molto più raro, direi rarissimo, il caso di un leader politico che ha alle sue spalle un popolo consistente, solido, disposto a seguirlo. Un italiano su tre votava comunista, ma si ritrova consapevolmente orfano della strategia sulla quale ha investito e perseguito, cioè l'avvicinamento progressivo e l'arrivo di quella forza politica al governo del paese. Ed è lì che noi scopriamo la grandezza di Enrico Berlinguer. Perché in quel passaggio terribile, complicato della storia d'Italia, anche della vicenda comunista, la scelta che compie il segretario del PC è di ricollocare quel patrimonio dentro la vicenda storica del futuro. E lui sceglie di proiettarlo in avanti. Ed è il momento in cui investe con un coraggio culturale, oltre che politico, verso i fattori di innovazione profonda che fuoriescono dalla società italiana, dalla società europea, dai movimenti, il movimento pacifista, l'intervista che rilascia, la manifestazione che sosterrà. L'altro giorno Marco Fumagalli ha concesso un'intervista molto bella a Pietro Norberto, dove rievoca il passaggio in cui Berlinguer battezza in qualche modo, aderisce alla grande manifestazione pacifista del 24 ottobre a Roma. Il pensiero femminista, il movimento delle donne, gli albori del movimento sui diritti civili, che pure aveva delle radici già ben piantate nella storia d'Italia degli anni 70, i segnali di un movimento ambientalista che assumerà un rilievo sempre maggiore, anche se Berlinguer ovviamente non vivrà la tragedia di Chernobyl che avverrà due anni dopo la sua morte. Una parte del gruppo dirigente del PC e dei partiti che sono venuti dopo il PC ha teso in qualche modo a derubricare quella stagione come la stagione minore della parabola di Berlinguer, del Berlinguer politico. Qualcuno si è spinto persino a parlare di una sorta di ripiegamento, di minoritarismo nella denuncia della questione morale, l'intervista dell'81 a Scalfo, di partiti come il Camarille. Noi no, non l'ha fatto Pietro in quel bellissimo libro, non l'ha fatto Pietro nelle cose che ha detto e scritto in questi anni, non lo fece quella Federazione Giovanile Comunista. Per noi quello dell'ultimo Berlinguer non fu un ripiegamento, ma fu una straordinaria semina che andava perseguita. E allora, sai, Zahira, la risposta alla tua domanda è:
perché è accaduto e cosa è accaduto dopo. E se vogliamo essere sinceri, io provo a esserlo con voi qui a Fiano alle 12:10 di questa domenica, e la risposta è che noi che siamo venuti dopo non siamo stati all'altezza di quella semina. E dobbiamo dirlo, perché nel dirlo c'è anche il riconoscimento della grandezza di quella stagione, ma anche dei limiti di analisi, di cultura, di contemporaneità di quella stagione, ma c'è anche la sincerità di quello che non è accaduto dopo. Dopo è accaduto altro. Dopo è accaduto che l'obiettivo strategico di Berlinguer, accompagnare la sinistra italiana di matrice comunista all'esercizio del governo nazionale del paese, condotta quella strategia con l'autonomia culturale di quel partito, che portava Berlinguer davanti a Merloni e 2000 industriali a dire le cose che avrebbe detto alla conferenza operaria se ci fosse stata il giorno dopo, quella coerenza noi non siamo stati in grado di interpretarla. E abbiamo mantenuto l'obiettivo strategico del governo depurandolo della cornice che avrebbe dovuto accompagnare. La sintesi è stata che il governo, la conquista del governo, l'esercizio del potere da mezzo, da strumento per affermare la tua autonomia culturale, i tuoi valori, i tuoi principi, i tuoi traguardi, è divenuto il fine ultimo. Bisognava stare comunque al governo. L'ultima volta che abbiamo vinto le elezioni in questo paese, che il centro-sinistra ha vinto le elezioni, è stato nel 2006, il secondo governo Prodi. Dopo non le abbiamo più vinte, nel 2008, 2013, 2018, 2022, eppure per oltre 11 anni di questo lunghissimo arco di tempo, noi, il mio partito, è stato comunque al governo del paese. Sempre con motivazioni legittime, una volta c'era da mettere in sicurezza i conti pubblici, evitando la bancarotta finanziaria sul modello della Grecia o dell'Argentina, un'altra volta evitare i fini poteri di Salvini, una terza volta completare il piano di vaccinazioni del Covid e gestire i fondi del PNRR, tutte ragioni legittime. Ma quando per 11 anni su 17 le elezioni non le vinci delle urne, ma stai comunque al governo, è molto più fatica a convincere milioni di uomini che dentro di te c'è l'identità di una cultura politica e di governo che difende con coerenza l'applicazione di principi e valori di cui è portatore. E adesso il risultato è che al governo di questo paese c'è la destra peggiore. Peggiore, migliore, non saprei definirla, la destra. E la destra, voi lo sapete, leggete il libro e anche le pieghe del libro lo intuite, e la destra non è folklore, la destra non è colore, la destra non sono le felpe di Matteo Salvini, la destra è un pensiero, la destra è un'ideologia, un impianto concettuale, ben piantato, radicato nella storia del Novecento europeo e non solo, nella prima metà in maniera tragica, devastante, ma anche nella seconda parte di quel secolo. Giuseppe Dossetti, per definire la matrice culturale di ogni regime autoritario, cioè di ogni forma della destra autoritaria, diceva che cos'è la destra, che cos'è l'autoritarismo, la matrice di ogni fascismo. Diceva è una iniezione di paura contro un nemico, spesso fittizio, a cui si offre una risposta in termini di sicurezza, securitaria diremmo noi, ma in cambio di una quota di libertà. Ma in cambio di una quota di libertà. Questa è la destra. Ed è un'onda lunga che può riportare tra qualche mese un miliardario corrotto alla guida della democrazia più importante del mondo, negli Stati Uniti, che vede per tre volte di seguito vincere le elezioni in Ungheria, un paese membro dell'Unione Europea, ma un uomo che teorizza lo simbolo di una democrazia illiberale, privando l'autonomia della magistratura dei suoi diritti, delle sue prerogative, limitando la libertà di stampa e di informazione, che porta l'altro ieri a Davos, davanti ad una platea di miliardari, il nuovo presidente dell'Argentina, a teorizzare la distruzione sistematica dello Stato sociale. E allora la prova che abbiamo oggi noi, alla luce degli aneddoti, della storia, delle radici, del decimo canto di Farinata, che abbiamo alle spalle di fronte a questa destra, è di unire le opposizioni e farlo con la fatica, la tenacia che questa unità richiede, è ricostruire una politica, un senso della storia, è ricostruire una cultura politica e un senso della storia, che è una cosa diversa da un buon programma di governo che tu devi avere, ma non può bastare. La sinistra, l'anima della sinistra,
non la tieni assieme perché hai una strepitosa riforma degli ammortizzatori sociali che tu devi avere, ma la sinistra la tieni assieme se c'è un comune sentire della tendenza, dell'orientamento, del sentiero che la storia deve imboccare. La destra la porteremo se sapremo fare questo. Io la domanda finale è: ce la faremo? Io non lo so, sinceramente. Non lo so, però so che un altro sentiero non c'è, che bisogna tentare, che bisogna comunque lavorare per questo. La citazione in apertura di questo saggio è di Antonio Gramsci e dice: mi sono convinto che quando tutto è o appare perduto bisogna mettersi tranquillamente all'opera, ricominciando dall'inizio. Giuliano, con questo suo libro, Testimonianza, ci invita a farlo, e non solo con questo affresco bellissimo che lui ha scritto, ma ci ha invitato a farlo, vi ha invitato a farlo, lo conoscete meglio di me, per tutta la sua intera vita politica e non solo. E allora anche per questo, la sola parola che io voglio dire di questa mattina è grazie. Della vostra presenza e grazie a Giuliano di questa giornata. Giuliano ci invita a un piccolo buffet qui fuori. Vi lascio solo con una frase di Angela Bossari, una donna che ci ha lasciato da poco e insomma che vi invito ad andare ad approfondire quello che ha fatto negli anni 70. Ha detto: il noi in quegli anni lo praticavamo, non lo predicavamo. E quindi grazie e ci vediamo fuori.